Ciao, da Mirko Lanfranchi, sono in macchina, sto andando ad incontrare una persona e riflettevo, mentre si va in macchina si riflette, si pensa e riflettevo proprio a una cosa che mi è successa ieri dove il mio collaboratore, persona che collabora nel mio progetto, diceva, sai, mi hanno criticato, mi hanno giudicato, eccetera, per quello che faccio, per il progetto e quant'altro. E appunto riflettevo su questo, sul fatto che le persone sono disposte e pronte a criticare gli altri, ma senza poi avere, diciamo, la competenza per criticare, no? E quindi mi chiedeva, ma tu come fai a gestire le critiche che ricevi, eccetera? Ma è molto semplice, io, dato che sono abbastanza strutturato, valuto la fonte della critica, cioè se la persona che fa la critica può dare una critica costruttiva, una critica sulla base di un'esperienza che ha avuto, sulla base di un successo, eccetera, o se è una critica tanto per criticare da persona media. E quindi me la lascio scivolare addosso se è una critica che non serve, cioè se è una critica che arriva da una persona del settore che mi può dare una critica appunto che sia un suggerimento costruttivo, la prendo, altrimenti non mi faccio influenzare dalla critica di una pecora. Lascio andare, questo è molto importante. Mi capita spesso, ad esempio, qualche tempo fa volevo implementare un discorso di un progetto online e ho esposto le mie necessità, le mie anche perplessità a una persona di successo in questo settore che mi ha dato dei consigli giusti. E non posso andare a sentire gente che magari di internet e online non sa niente, che ti dice cosa vuoi fare, ma non funziona e quant'altro. Quindi è importante andare a seguire le critiche di chi veramente può permettersi di fare una critica, altrimenti tutto il resto, a mio parere, non conta. Cioè, se poi la critica viene fatta ad una persona della famiglia, allora c'è un detto che dice: ama i tuoi cari, ma scegli i tuoi pari. Quindi lascia andare l'aspetto emozionale della critica fatta da un familiare, ma tieni l'aspetto affettivo. E quindi vai per la tua strada, cioè imparare anche ad avere la consapevolezza di sé, di quello che si vuole fare e dove si vuole andare e che risultati si vuole ottenere. Quindi il rumore di fondo, come lo chiamo io, delle critiche che non servono, non deve essere ascoltato, deve essere un po' lasciato andare. Quindi niente, ti auguro di riuscire a lasciare andare queste critiche, di non ascoltare il rumore di fondo e di avere tantissimo successo nella vita. A presto, alla prossima, buona giornata, ciao!